Secondo quanto riferito dall'IDF israeliano e dai servizi segreti, il leader di Hamas a Gaza, Sinwar, è stato ucciso durante un bombardamento nei pressi di Rafah. Accanto a lui c'erano altri due miliziani. Dalle foto che subito hanno circolato sul web, anche diciamo grazie alla propaganda israeliana per fiaccare lo spirito miliziani di Hamas e del popolo palestinese, e dalle foto emerge appunto che era in superficie, non era nascosto, e è stato visto entrare insieme ad altri miliziani in un edificio che è stato bombardato a colpi di mortaio, e aveva indosso un giubbetto antiproiettile, era armato, aveva la K-47 al suo fianco e aveva anche delle granate sempre addosso. E ovviamente Hamas non ha ancora riconosciuto, diciamo, la notizia, non ha confermato l'uccisione del suo capo, però dalle foto che circolano sembrerebbe proprio lui. La notizia potrebbe però essere una svolta in quella che è la campagna di Netanyahu nella striscia di Gaza. Perché? Perché Sinwar era l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre, era considerato la mente dell'attacco portato da Hamas in territorio israeliano, da cui è nata poi tutta la rappresaglia israeliana nella striscia di Gaza. Quindi potrebbe addirittura questa uccisione, che ha definitivamente decapitato Hamas dopo l'uccisione del capo storico, già avvenuta appunto sempre per mano degli israeliani, potrebbe essere l'occasione giusta, dicevamo, per l'IDF per fermarsi. Perché? Perché il governo israeliano potrebbe dire: abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo eliminato il capo di Hamas e la mente dietro l'attacco del 7 ottobre. È un auspicio ovviamente per la popolazione civile, per i palestinesi nella striscia di Gaza, donne e bambini che quotidianamente muoiono sotto i colpi dell'IDF, che stanno cercando di stanare tutti i miliziani di Hamas che ovviamente sono insieme ai palestinesi nella striscia di Gaza. Quindi l'auspicio, ripetiamo, è che adesso Netanyahu possa dire: abbiamo vinto, e possa quindi fermarsi. Però quello che va sottolineato è che allo stato attuale, mentre noi vi diciamo appunto questa notizia, vediamo questa notizia della presunta uccisione del capo di Hamas, Hamas ha fatto un comunicato in cui ha detto: aspettate le nostre parole di conferma, adesso non pensate che è finita, che hanno ucciso il nostro capo, aspettate. Anche se hanno fatto dei test sul corpo rinvenuto, tremendamente somigliante a quello appunto del capo di Hamas, dei test di DNA che confermerebbero l'identità, DNA i cui campioni ovviamente Israele aveva già, perché lui è stato 22 anni in prigione in Israele, e ci sono anche conferme da parte di esperti dentisti circa la dentatura. Insomma, adesso bisogna aspettare la conferma ufficiale di Hamas. Però ripetiamo, potrebbe essere questo il punto di svolta delle operazioni militari dell'IDF nella striscia di Gaza, perché una volta ucciso il capo di Hamas e l'ideatore appunto dell'attacco del 7 ottobre, Netanyahu potrebbe provare a cantare vittoria.